Il valore della confessione per un cristiano è lo stesso valore che ha la vita di grazia, praticamente, e cioè per il cristiano la vita cristiana che cosa è? Vita di grazia. E che cosa, quali sono gli elementi, i sacramenti, i punti di riferimento per la vita di grazia? Evidentemente il battesimo, è chiaro, la confessione e la comunione. Poi è chiaro che tutti gli altri sacramenti sono comunque in ordine alla vita di grazia, perché anche il matrimonio, l'ordinazione, eccetera, eccetera, l'unzione degli infermi. Però è chiaro che qui siamo proprio nel cuore, perché purtroppo data la fragilità dell'uomo, dopo il battesimo non è che nel cammino verso la meta finale non ci siano delle cadute, eh, insomma, de, de, almeno delle cadute di tono rispetto ai dieci comandamenti e alle beatitudini enunciate da Gesù nel discorso della montagna. Il Signore dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. È un po' difficile raggiungere questa meta nel tempo senza passare attraverso il sacramento della riconciliazione. Secondo lei i fedeli hanno consapevolezza dell'importanza della confessione oppure la confessione viene considerata quasi come un atto automatico per avere accesso all'Eucaristia tipo ogni tanto vado dal prete e gli dico che ho detto delle bugie, ho sì. trattato male mia moglie, i miei fratelli, insomma? Ma io direi che c'è una mistura, una macedonia di elementi. E cioè ci sono delle confessioni molto ben fatte, consapevoli e direi proprio ci sono. E poi ce ne sono tante altre inconsapevoli, direi quasi abitudinarie, però sta al confessore richiamare la persona alla, alla verità della propria coscienza, no? perché a volte può arrivare una persona che dice io non ho fatto niente. E allora uno dice: Beh, Cosa sei venuto a fare allora, no, Però, allora? parlando si capisce che poi a volte si aprono gli armadi, cioè vengono fuori come dire uno non ne aveva coscienza, non ci pensava, eccetera, quindi è l'arte del confessore a fare apprezzare a, a la confessione. Possiamo paragonare la confessione a un esorcismo? No e sì, cioè no nel senso che è qualcosa di ben distinto dall'esorcismo, ecco, l'esorcismo è il... Eh, è la preghiera eh, con fatta con autorità per scacciare il demonio che si è impossessato di una persona o, o varie forme. Ecco, insomma. E in un certo senso è chiaro che eh, la confessione con la soluzione pone la persona nella condizione di essere in grazia e quindi di voltare le spalle. Al peccato e il peccato è opera di Satana. Ci so, mi viene in mente un vecchio Catechismo di quando io ho fatto la prima comunione, ma era il 1952, il 22 di maggio, e il, il Catechismo a me piacevano tanto quei libretti, perché eh, in quelle illustrazioni ingenue, però fum, davano subito un'idea di che cosa. Di... Allora si vede. Il bambino che è inginocchiato in confessionale, da una parte c'è l'angelo, dall'altra dall c'è un diavoletto che tira. No? Quindi ecco, se diciamo questo, diciamo una forma di esorcismo soltanto nel senso che Satana viene scacciato con, le, con tutte le sue. perché il peccato. È afferente a Satana mentre la virtù è afferente a nostro Signore. E allora è chiaro che è un modo per dargli un calcio, ecco insomma, e per fare invece un passo avanti invece che un passo indietro, quindi però in senso del tutto analogico, quindi sacramentalmente non ha nulla a che fare. In che modo ci si deve preparare alla confessione? Davanti al crocifisso uno deve pensare alla vita di Cristo, all'insegnamento di Cristo e alla mia vita pratica di ogni giorno, scendendo molto nel concreto e, e, e quindi vedendo, quindi avendo molta eh, lucidità nel, nel vedere i propri peccati. Oppure le proprie imperfezioni, perché non è detto che uno debba confessare soltanto peccati e peccati gravi, a volte anche l'imperfezione. Potrei fare così, eh, sono stato sollecitato da una pagina del Vangelo, eh, ma sono stato mollo nel, nel perseguirla, ecco, quindi ci sono eh, delle sfumature. E l'altro aspetto è che uno non si deve sentire schiacciato da questo, ma semmai si deve sentire incoraggiato perché quello è tutto amore, il, il, il crocifisso insanguinato è, mi se perdoni l'espressione, una spremuta d'amore. Ecco, insomma. E quindi non è un rimprovero. Il rimprovero lo devo sentire io, perché vedo tanto amore e allora sono incitata a rispondere con l'amore. Quindi questo mi dà la possibilità di, di, di enunciare i miei peccati no? e quindi di vederli. Poi il secondo elemento che ci deve essere è il dolore per essi, non tanto per il castigo che ne può derivare, ma per amore, per, per il dispiacere di aver oltraggiato l'amore di Cristo. E poi ci vuole il proposito di non commetterlo più. La necessità della confessione dovrebbe essere la confessione, qualche cosa di regolare, no? cioè, almeno questo è l'ideale. Poi, naturalmente, il sacerdote nel confessionale attende tutti, anzi, soprattutto quelli che da tanti anni non si confessano. Però, è chiaro che dovrebbe essere regolare, a scadenze, dipende un po' anche dalla sensibilità personale, però ecco uno va da, 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 dal confessarsi una volta alla settimana, dal confessarsi una volta al mese, una volta ogni due mesi, ma non dovrebbe superare molto questi termini eh? e poi una certa regolarità anche. Secondo lei è un aumento questo, cioè è, è di moda la confessione? Cioè c'è stato no. un incremento? No. Il momento del, eh, del giubileo della misericordia eh, è stato un momento forte, direi, di ripresa delle confessioni. Però non, non direi che c'è stato un grande incremento. Qualche cosa sì in certi ambienti eh, e anche nell'incentivare sempre di più i sacerdoti ad essere disponibili e attenti ad amministrare bene la confessione. Questo sì. Senta, se un confessore eh, viene a conoscenza durante la confessione di situazioni di abusi sui minori perpetrati da membri della Chiesa, ecco come deve comportarsi in concreto, cioè quale condotta deve avere anche nei confronti del, degli organi inquirenti dei vari stati? Beh dunque, il confessore naturalmente deve rispettare il sigillo confessionale, quindi non c'è nessuna eccezione. Il confessore deve, quando uno viene a confessarsi è, non può... Ricattarlo, come dire guardi, che però poi deve fare questo, quest'altro. Perché lui deve essere Cristo in confessionale. Quindi non è il sacerdote che assolve, è Cristo che assolve. E quindi non, ho, non sono stato io che ho dato il mio sangue per questa persona poveretta, disgraziata che è qui, ma è lui. Naturalmente è chiaro che mentre si confessa, c'è un dialogo anche col confessore, quindi il confessore potrà acquire la sensibilità sul fatto di essere il più possibile trasparente, di fare tutto il possibile per ristabilire un certo ordine, eh, sia con le, con le vittime, sia nella razza generale, nella società, però non può porre un ricatto e, e, e non può poi parlare, a costo di andare in galera, ecco, insomma, ma non può parlare assolutamente. Sempre in relazione agli abusi c'è stata qualche critica dopo la pubblicazione del documento sul fatto che appunto il testo in qualche modo è un po' duro con la stampa. Eh, nonostante il Papa più volte abbia lodato il lavoro dei mass media nel portare alla luce insomma alcuni casi eh, di scandali, insomma, ecco come uh, orientarsi. Ma questo lo lodiamo tutti, io mi sono molto meravigliato di chi se l'è presa come se i giornalisti fossero stati offesi. No, è una consagrazione. Quante volte il Papa parla del chiacchiericcio, parla del. Eh, in fondo io ho citato il Papa. Quindi eh, teniamo presente che... Il, è chiaro che il lavoro del, dei comunicatori, il lavoro della stampa e il lavoro dei mezzi di comunicazione in generale è preziosissimo. Quanta attenzione la Chiesa ha sempre dato da quando c'è un certo protagonismo, ovviamente, ma, ma ha sempre dato il, soprattutto da dopo il Concilio Vaticano II, che si è interessato anche dell'apostolato attraverso i media. Quindi non c'è soltanto che non si può non osservare che qualche volta andando a rimescolare nel segreto, adesso non sto parlando dei, dei crimini del, eh, degli abusi, eh, ma andando nel, nella vita delle persone, nel, in quello che si sente dire e poi andare a una, una pista che poi amplifica, 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 amplifica e qualche volta amplifica addirittura crea a volte per un sentito dire. Allora è un richiamo a questo senso di carità fraterna che ci deve essere e al fatto di non creare scandali su scandali. Quello che si deve dire si deve dire e si fa bene a dirlo. Però sempre con una certa attenzione a non rimescolare nella vita delle persone. Ripeto, non c'entrano qui gli abusi sessuali, ma eh, ecco, qualche volta eh, uno persegue, va a raccogliere qualsiasi pettegolezzo, si dice questo, si dice quello e pertanto, ecco, allora è un'attenzione, che poi non c'è nessuna censura sui giornalisti perché continuano a dire comunque quello che vogliono e quindi non è che ci sia una censura, c'è cioè un'osservazione sul fatto che sarebbe bene avere particolare attenzione a non creare gli scandali dove non ci sono.